Buongiorno, buongiorno, buongiorno anche a te. Buongiorno, benvenuta in un nuovo video. In realtà ieri ne avevo iniziato un altro, ma non sono riuscita a concluderlo. Ho avuto veramente troppe cose da fare tra lavoro e casa e quindi niente. Ho detto riparto domani che sono un pochettino più libera. Adesso i bambini avevano proprio voglia di uscire già ieri sera e quindi li porto fuori a far colazione, gli faccio questa coccola e poi vediamo dove andare. Faremo una passeggiata in paese, vediamo, non lo so, però vi porto con noi. I will get close to your heartache. If you wanna open your door, I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking, cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind. In realtà, però sono andata al CRAI perché ho parcheggiato lì per andare a fare una commissione. Devo passare dall'assicurazione della macchina, che tra l'altro era chiusa, però vabbè, ho fatto un giro inutile. Allora, già che ero lì, avevo parcheggiato, ho fatto tutto il giro, ho detto vabbè, prendiamo le tre cosine qua. Ricky mi ha chiesto delle birre perché appunto oggi viene un suo amico. Collega, poi ho preso della pizza di panetteria praticamente, c'era anche con lievito madre e rossa classica perché non avevo voglia di cucinare, sono già l'una e sinceramente ho detto sai che c'è oggi, già che devo prendere il pane, ho preso anche il pane fresco, prendo visto lì della pizza, poi da Favro è una garanzia, è sempre buona da Favro, che è appunto una panetteria rinomata che c'è sia all'interno del CRAI qui da me, sia in separata sede, quindi una panetteria e basta, sono due. E lì la pizza come appunto la famosa focaccia con lo zucchero sopra che si usa tanto qui nei pressi di Susa è super, è veramente veramente buona. Molto bene, Ale è già andata a cambiarsi, Fede anche, adesso niente, quando hai già fatto? Hai piegato bene le cose? Non è vero? Sì, che le sai piegare, girale come ti ho insegnato e poi le appendi al coso, all'appendino. Brava. E comunque niente ragazze, io stamattina mi sono svegliata stanca perché comunque ieri sera ho fatto un lavoro di fotografia che dovevo finire, consegnare stamattina.
rivedere altri lavori e niente, quindi è praticamente 1/2 giorni che non giro video. Vi ripeto, ieri l'avevo iniziato, ma non sono riuscita a concludervelo e quindi niente, ho detto vabbè, domani lo rifaccio dall'inizio, fatto bene come si deve e quant'altro. Adesso sinceramente avrei voglia di un bel caffè, quindi mi sa che mi faccio un caffè con voi perché nonostante dovrei pranzare, non ho molto appetito. Non lo so, abbiamo comunque fatto colazione fuori, erano comunque le 10:30, non era tardissimo. Però non lo so, adesso vedo se resisto, magari mangio un pezzetto di pizza anche solo bianca perché non ho voglia di pomodoro, così l'ho preso per loro, l'ho preso anche farcita per Ricky perché so che a lui rossa non piace. E insomma, magari mi mangio giusto un pezzettino, giusto per tappare la fame. Brava amore, tappare la fame e poi mi prendo un bel caffettino. Questi qua rosa della Lavazza mi fanno impazzire, sono veramente buoni, ve li consiglio. Se avete un espresso oppure una macchinetta del caffè a cui si può adattare anche la cialdina della Nespresso o Nescafè? No, Nespresso, io li confondo sempre. Dimenticavo, siamo passati anche dalla libreria, qualcosa vi ho fatto vedere e appunto perché Fede doveva scegliere un libro da leggere come compito estivo per la scuola media, hanno dato uno o due libri proprio da leggere da almeno 100 pagine e quindi era molto indeciso tra due libri. Adesso l'altro, perdonatemi, ma non mi ricordo il titolo, però era anche molto carino, ma era tipo il doppio di questo. E invece questo qua poi l'ha incuriosito, diciamo, perché, o meno, in realtà l'ho trovato io, e gliel'ho proposto perché mi ricorda troppo lui, cioè proprio troppo troppo. Era anche forse scontato perché hanno messo il prezzo sopra, vediamo un attimo se costava di meno o di più, no, sempre uguale. 12 euro. Ah no, sì, 12 euro. E appunto di Einaudi Ragazzi, la casa editrice, Storie e rime. E la copertina è questa, con questo gattone, questa persona con la faccia da gatto. E la trama è dagli 11 anni in poi. E la trama è appunto questa. Peter è un bambino fantasioso, distratto e sognatore, che per sfuggire alla noia di una famiglia affettuosa e un po' soffocante immagina avvenimenti straordinari. Storie magiche e paradossali, dà vita alle bambole della sorella, cambia la propria pelle con quella del gatto di casa in modo da assumere per qualche tempo l'identità, si sostituisce al cugino piccolo e torna alla prima infanzia. Cosa succederà? La risposta è ancora una volta di Peter, che con geniale, ironica simpatia saprà uscire da ogni situazione imbarazzante. Secondo me è veramente, veramente molto, molto carino. Lui è molto creativo, Fede, molto fantasioso con la testa e anche un po' distratto, quindi è proprio, sembra che parla di lui questo libro e quindi penso gli piacerà. Diciamo che l'altro sicuramente era un attimino più, come dire, a parte che era di 300 e rotte pagine, per un bambino che comunque non legge tantissimo, secondo me è meglio iniziare da questo e da questo spessore qua, perché sennò come si dice, si demotiva, secondo me. E invece con questo qua, secondo me, si troverà bene. Comunque non è scritto grandissimo, quindi sono 153 pagine, non sono proprio 100, però insomma, secondo me, leggendo, infatti gli ho detto 5 o 6 facciate al giorno, ce la fa tranquillamente. E poi bisogna vedere, adesso non mi ricordo se il professore di italiano gli ha dato da fare una sorta di sintesi, di riassunto, non lo so, dopo chiedo, però comunque davvero carino. Quindi se state cercando una lettura vi farò dire poi da Fede com'è, se merita. Il caffè lo devo ancora prendere, non l'ho ancora preso, me ne sono completamente dimenticata. Ho fatto 300 milioni di cose, tra cui mettere a nanna Alessandra, poi
Poi sono stata un po' con Federico, ho iniziato tra l'altro a leggere il primo capitolo del libro, mi ha detto che è bellissimo, quindi se avete ragazzi dagli 11 anni in su, mi ha detto che è molto, molto carino, quindi ve lo consiglio, se dovete fare anche voi letture per l'estate, queste cose qua, è molto adatto. E contate che a Fede non piace tanto leggere libri, è bravo a leggere, abbastanza spigliato, però... Non ama leggere, lui preferisce vedersi il film, è la cosa più pratica. Invece l'ho trovato coinvolto e mi ha piacevolmente sorpreso. Insomma, soldi ben spesi. E io adesso sono un attimo qua, anche se in realtà avrei altri 800 milioni di cose da fare, però veramente, cioè, se non lo faccio adesso, non lo faccio più. Stavo un attimino riguardando degli appunti. Vi chiedo scusa se non entro nel dettaglio perché aspettate che chiudo un attimo la porta. Dicevo, vi chiedo scusa, scusate, ma stanno giocando e quindi si sentiva e mi perdevo il discorso. Mi dispiace non entrare nel dettaglio, ma proprio per scaramanzia preferisco non dire di cosa si tratta finché la cosa non è conclusa. Però sappiate che sto facendo un corso, una cosa. Per il rotto della cuffia, nel senso che ci è mancato poco che non riuscissi a farlo, perché ovviamente adesso è estate, i bimbi non vanno a scuola, ma a parte questo, essendo una cosa comunque serale, c'è Riccardo che fa i turni ed è complicato, complicato, però sono riuscita in qualche modo a giostrarmela qui e là, riuscire a renderla possibile. Solo che ora dipende tutto da me. Non è una cosa inerente al lavoro, è una cosa di cui credo di aver bisogno perché io dovete capire che di me dovete capire una cosa. Io non so staccare la spina. Mi ero fatta dei buoni propositi quando siamo anche rientrati dalle vacanze, dalla Sicilia, però è impossibile. Cioè, è impossibile veramente staccare completamente, è difficile, 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 perché questa è una casa grande, perché richiede tanta manutenzione. Vedete, adesso c'è il discorso giardino, poi se non è il giardino c'è un'altra cosa, e poi se non è l'altra cosa ci sono troppi vestiti da riordinare, capire anche come sistemarli, estate, inverno, è già una cosa che veramente detesto fare. Poi c'è il lavoro, perché comunque ho delle persone da seguire per quanto riguarda come la fotografia e le riprese video, insomma, comunque quello è il mio lavoro. Poi c'è anche YouTube, poi ci sono anche io, cioè io non riesco a vedermi un film, non riesco a vedermi un film dall'inizio alla fine perché cioè, non si riesce a ritagliare del tempo, specialmente per me stessa, perché magari di coppia in un qualche modo lo troviamo, ma per me, per Roberta, quello che piace a Roberta, quello che vuole Roberta, viene sempre messo da parte perché giustamente la priorità si dà ai bimbi, si dà alla casa, si dà al lavoro, specialmente, e alle cose da fare, le cose da sistemare, le cose da pagare, poi la testa gira, la testa lavora. È così un po' per tutte noi, assolutamente. Però io a maggior ragione vi dico la verità, vi parlo per me, ovviamente ognuno di noi è fatto a proprio modo, però dovete sapere di me che io sono una donna, forse anche perché sono stata separata, divorziata e quindi ho dovuto rimboccarmi le maniche, uscire da una certa situazione che non è stata semplice, specie con Federico Piccolo. Perché all'epoca aveva 2 anni, da una situazione tosta che mi ha resa una persona che vuole tenere in aria 300 milioni di birilli e poi magari sì, molto spesso riesco a tenerli tutti in aria e a giocarci, ma basta un attimo di stanchezza, un momento di down che il birillo, uno dei birilli o due, cascano, cioè prima o poi. La presa, l'attenzione non può sempre essere, non posso sempre essere sul pezzo e quindi questo è un problema. Sono una persona diffidente, sono una persona che non riesce a fidarsi totalmente, alla quale basta tanto così per non fidarsi più delle persone.
Sono così e sinceramente ne vado fiera, perché comunque forse è meglio sempre, non lo so, sono sempre dell'idea che anche se si vive male, vi avviso, si vive male essere così, però sono sempre stata dell'idea che è meglio non fidarsi che rimanere delusi. Il problema è che tanto si rimane delusi anche se non ci si fida, questo è il problema, cioè io devo imparare a delegare, 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 perché altrimenti non faccio più niente nella mia vita se non pulizie, pulire cacche dei cani o dei bambini, anche se per fortuna hanno un'età abbastanza sufficiente per gestire la loro cacca da soli, però insomma è per dire, no? Passo le mie giornate a pulire, a sistemare i cani, non i cani, oddio ci sono i vestiti, oddio c'è da cucinare, oddio c'è questo, oddio c'è quello, ah devo fare un reel, ah devo fare, quel giorno devo ricordarmi di scattare le foto, devo andare, devo fare, devo dire, c'è una scadenza, non ho una scadenza. Cioè, alla fine la mia testa è sempre a lavorare per le responsabilità. Cioè, io ho bisogno anche di svago, di staccare la testa. Sono stata indecisa fino all'ultimo se optare per questo tipo di svago. È un tipo di svago che ho già fatto nella mia vita, che è stato anche un lavoro. Chi mi conosce bene avrà già capito. Però preferisco non dirlo perché porta male, perché comunque devo fare un piccolo esame. Per la prima parte, per la seconda sono, diciamo, esonerata perché ho già tanti attestati, però per questa prima parte devo. E quindi, per carità, vi dico, se, grazie a Dio, cioè, sono passati tanti anni dall'ultima volta che ho studiato, perché comunque sono diventata mamma, ho lavorato sempre, però star dietro a Federico devo ammettere che è tutto sommato abbastanza un buon metodo di studio, perché comunque aiutando lui alla fine della fiera sto riuscendo abbastanza, però sono cose molto teoriche, molto anche storiche, a me storia proprio non piace, quindi sto facendo un po' di fatica, però ce la metto tutta, ragazze. Lo faccio per trovare un attimino un momento per me, che sia solo per Roberta, perché ne ho bisogno, ne ho davvero bisogno. Sono anche una persona molto riflessiva, molto pensierosa ed è stancante. Per me stessa essere così, sono sensibile, sono riflessiva. C'è una frase che mi piace tanto che ho visto su Instagram, in qualche post, che dice proprio: provate voi a essere sensibili e a sentire tutto moltiplicato per mille. Perché la sensibilità, questo vuol dire sentire tutto molto amplificato. E questo. Le mie esperienze, specialmente quelle negative, mi hanno cambiata parecchio. Sono molto più forte, molto, molto più forte. Ero molto più sensibile da giovane, da adolescente. E adesso l'esperienza, le delusioni d'amore e non, di amicizia, mi hanno resa la donna che sono oggi. Però sto perdendo colpi. Quindi insomma ragazze, vabbè, tutto ciò ci ho girato un po' intorno, però per dirvi che sto lavorando a un piccolo progetto per me stessa, quindi insomma appena si potrà e non manca molto, vi dirò tutto. Se passa questo progetto, me ne parlerò proprio col cuore colmo di gioia. E niente, detto questo, non lo so, detto questo non lo so, io devo farmi un caffè, ancora non me lo sono fatto, adesso magari scendo me lo faccio, anche perché stasera appunto avrò il corso, quindi tornerò tardi per le 11:30 così, e sono un paio d'ore, niente di che, però comunque dovrò uscire stasera e basta, questo è tutto. Shine bright.